60 sedi in tutta Italia, 4 anche all'estero. Fenimprese continua a crescere. In Abruzzo, dopo le sedi di Pescarecchieti, oggi l'assemblea costituente della sede dell'Aquila, la neopresidente, l'avvocato Arianna Di Pietro. Tantissimi progetti per questo territorio che rinasce, che riparte anche dal punto di vista imprenditoriale ed economico. Allora andiamo ad ascoltare le parole della neopresidente Arianna Di Pietro. La mia partecipazione a Fenimprese è nata già da un paio di anni, da quando ho incontrato l'ingegner Fagioli, che è il presidente di Fenimprese Pescara, che mi ha coinvolto nella grande famiglia di Fenimprese, che è un'associazione sindacale datoriale a carattere nazionale, riconosciuta dal CNEL. E da subito mi ha entusiasmato questo progetto, questo essere a supporto del tessuto imprenditoriale locale, che è sicuramente una grande risorsa. E io sono stata coinvolta inizialmente come avvocato convenzionato per gli associati, quindi ho dato il mio supporto appunto agli associati in tutte le sfide quotidiane che li involgono sotto il profilo legale. E poi mi è arrivata questa proposta, insomma, questa candidatura come presidente per la nascente sezione di L'Aquila, e ne sono molto orgogliosa ed emozionata perché L'Aquila è la mia città di origine, quindi è chiaramente un pezzo del mio cuore. Lei conosce bene il territorio, quanto il tessuto economico e imprenditoriale aquilano oggi può avere bisogno di una realtà e del supporto di una realtà come Fenimprese? Beh, L'Aquila è una città che sta rinascendo negli ultimi anni, che ha subito tante ferite, è stata colpita fortemente, come sappiamo tutti, dal terremoto e poi ha subito quelle che sono, insomma, la crisi economica, il Covid, tutto ciò che ha subito tutto il tessuto nazionale e possiamo dire in alcuni casi anche mondiali. Però chiaramente da noi il colpo è stato più forte. Però L'Aquila è una città forte, insomma, e quindi la speranza e la volontà e la forza di chi ha deciso di investire e reinvestire le proprie risorse qui è sicuramente ammirevole e sta dando, diciamo, una spinta in alto a questa città che già con, insomma, la nomina a Capitale Italiana della Cultura nel 2026 sta vedendo un riconoscimento per il lavoro che sta facendo negli ultimi anni, un lavoro appunto di rinascita vera e propria e finalmente si sta accendendo un faro, quindi saremo tra poco su un palcoscenico e che sicuramente ci meritiamo e Fenimprese può essere di supporto per tutti gli imprenditori perché chiaramente questa sarà una possibilità importante per tutto l'indotto, oltre che per L'Aquila intesa come città e quindi a livello turistico, insomma, noi abbiamo tante riserve sotto il profilo naturalistico, sotto il profilo comunque delle materie prime, per cui non possiamo invidiare nessuno, dobbiamo giocarci bene le nostre carte e come Fenimprese saremo a supporto degli imprenditori per ascoltare le loro esigenze e poter supportarli in qualsiasi modo e davanti alle istituzioni e con dei servizi che saranno cuciti in maniera sartoriale su di loro.